Allora, sì, però adesso io vorrei fare un gioco, vero? Abbiamo un gioco noi da fare. È vero, è vero, facciamo un gioco, è vero? Ne abbiamo parlato, vero? Parliamone, facciamo questo gioco. Io ho delle domande per Giulio Gezzi. Abbiamo 15 minuti di gioco. Ammazza. Va bene, no, io ti do un tot di secondi per rispondere alle mie. Ok. Ok, allora metto il cronometro, ragazzi. No, mo' è da esagerare. Ma come no? Il cronometro conta. Ma come conta? No, io metto il cronometro, ma che mi metto a contare, poi ti distraggo, scusami, eh. Allora, facciamo 30 secondi. 30 secondi. Per ogni domanda. Ma che tu fai a me? Che io farò a te, sono 10 domande e iniziamo. Cazzo, sono tantissime. Tu quante ne hai fatte? Poche, ma non te le farò a questo punto, perché tu sei stata sicuramente più cattiva di me. Dai, dai, forza, spara. Il mio è un quiz. È un quiz, fammi mettere le cuffie. Allora, però, pronti con la dissolvenza, perché ad ognuna che ti raggiusta... Dammi una cuffia, anche senza filo. Ad ognuna che ti raggiusta bisogna partire di dissolvenza. Abbiamo anche una musichetta? It's just for business. It's just for business and money. Che non si aspetta, fa for business and money. Aspetta, tu vuoi la camera su di te, quando lui risponde la dissolvenza. No, no, no. Quando lui risponde giusto, ma, cioè, ma lei vuole tutto. Diamogli tutto. No, se lui risponde bene gli diamo tutto lo spazio dello schermo, perché se l'è meritato. Se no lo divide con me. Fai una domanda di prova. Aspetta, che guarda se mo deve dai fa. Lascia perdere che ce l'hai tu. Guarda, fai una domanda di prova. Cosa, su cosa devi riflettere questa, queste vacanze? Sull'esistenza. Bello, bravo, bravo, mi ci piace. Facciamo così. Vai. Va bene, allora, pronti? Mm-hmm. Abbiamo 30. Allora, te ne do da 15 di secondi. Se posso farlo questo su Twitch? No. 1, 2, 3, via. Quale gara di nuoto l'Italia non aveva mai vinto prima degli ultimi mondiali? Via. La tempo. Staffetta. Bravo. 4%. Bravo. Quella ci sta. Vabbè, volevo che lo dicevi. Seconda domanda. Da quanti anni esistono i giochi del Mediterraneo? Via il tempo. 200. Sì, bravo. Ho capito. La scagliata. 71 è anche il titolo 200. Di un nostro articolo. 200. Poi, chi è l'atleta italiano più decorato di tutti i tempi? Via il tempo. Morto nel 2012. Ad aprile c'è stato il ricorso, diciamo, della... Il ricorso? La ricorrenza. Della morte. Esatto. Non è che hanno fatto ricorso. È vero. Pietro Mennea. No, Edoardo Mangiarotti. Abbiamo fatto anche l'articolo, anche in questo caso. Capito, non è che mi posso ricordare adesso tutti. Questa questa te la lascio per ultima. Che cos'è un asana nello yoga? È una posizione. Bravissimo. Wow. Asan de sana coco banana. Sì. Giusto? Giusto. Quante sono le posizioni base nella danza? Ma è uno sport la danza? Vale? Adesso io mi ammazzo. Notaio. Questo è il benzina. Allora, scusami, quanti sono le posizioni della danza? Rischio di saperlo. Sì, vabbè. Quelle base, quelle base. Allora, quella con i piedi dritti. Plie. Quella con un piede storto. Ma che stai dicendo? Quella con tutti e due i piedi così. Bravo. E poi quella con le gambe che si piegano così. Quella è un T-Rex. Ma che cos'è? No. Tre. Io dico tre. Hai sbagliato, vediamo il tempo tra l'altro. E ti ho dato anche più tempo, sono troppo buona. Sono sei. La prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta. Non si è visto niente di tutto questo. No, vabbè, allora, la prima. Plie. La seconda che diciamo gambe aperte e braccia aperte. Ancora, non sono quelle. Ma perché continuano a dire dei nomi in francese? Non sono quelli. Quelli sono altre, quelle base. Quando tu fai danza, il maestro ti dice pronte in prima e tu ti metti così, pronte in seconda. E da lì poi si fa il plié, il relevé, il pas de purée. Il keep of change. L'ho preso l'altra sera. Il padre pure lui dice buono, l'ho preso l'altra sera. Andiamo a bevere. Chissà che se è il patè di olive lui, va bene. Ok, quindi prima, seconda, sono sei, Giulio, questa l'hai sbagliata. Sei posizioni, quindi hai sbagliato.
Devo segnare, scusate. Ha sbagliato il Mediterraneo, ha sbagliato Mennea, ha sbagliato questa. Mennea l'ho detto. Ha detto no, ha sbagliato, era Mangiarotti. Che ho detto Mennea, me ne era Mangiarotti. Ha sbagliato questa della danza. E per ora siamo 3 sbagliate, una giusta. No, quante giuste? 2 giuste, va bene, proseguiamo. Quando si è passati al professionismo nel calcio femminile, formalmente proprio, eh? A luglio 2022. Bravissimo, giusto, giusto, non avere paura. Pensavo volessi il giorno. Adesso, aspettate che devo rimettere il tempo, è molto questo difficile fare io, dei quiz. Sì, sì. Dopo quante sconfitte il rugby è tornato a vincere nel 6 nazioni? Era dal 2015. Che l'ho detto prima, ho detto il numero di sconfitte, Giulio. Vabbè, allora 2015 fino al 2022 sono 7 anni, 6 nazioni, quindi ogni squadra fa 10 partite, sono 70 partite. 36. Questa pure la scagliata, benissimo. Poi, visto che lui parla di fitness, no, il nostro and Giulio... And business and money. And money as well. Ecco, la domanda è la seguente. Nel fitness, che cos'è l'EMOM? Eh? EMOM. EMOM. È la frequenza cardiaca. Giulio, che cos'è l'EMOM nel fitness? Dai. Sarà un EMOM. Ma è un movimento, è un tipo di allenamento che significa each minute on minute. Che vuol dire? Vuol dire che tu devi fare intenso... Io conoscevo gli EMO. Infatti è corrente di pensiero. È una corrente filosofica. Si raduna piazza del popolo. Quanta ignoranza. Va bene, anche questa nulla, non l'ha saputa. E adesso... Che cosa significa la parola yoga? Te lo spiego io cos'è l'EMOM. Equilibrio. L'EMOM è un minuto di intenso allenamento. Vuol dire che tu devi ripetere quell'esercizio per l'intero minuto. E poi è un minuto di relax. Ah, ok. Quindi vabbè. Devi finire l'esercizio nel minuto. Te devi ammazzare. È un high intensity interval training, come l'AMRAP, che è as many repetitions as possible. Cioè che in quel dato tempo che tu decidi, che quindi non è per forza il minuto nell'AMRAP, tu devi fare il più il maggior numero di ripetizioni. Fitness, lo vedi perché c'ha ragione. Vabbè, amico, non è no? Che abbiamo parlato di fitness. Ha fatto 30 anni e ha imparato il fitness. Beato a te. Comunque, che cosa significa la parola yoga? Equilibrio. Se vuoi qua ti posso dare delle prima. Opzioni. Dammi delle opzioni. Dai. A. Benessere. B. Equilibrio. C. Unire. D. Vita. Vita. Peron. E vita peron. Oh, equilibrio no. Ho detto 3 volte, se non è, se era giusta e non me l'hai detto sono una monella. Niente, ragazzi, vuol dire unire. Ha scagliato pure questa, però non so più come fare. Meno male che non gli devo mettere un voto. Ultima domanda. Chiara Nasti. Dati, no, questo è un problema tipo matematico. Dati Chiara Nasti e Francesco Totti, Zaniolo sta a Zaccagni come Ilari Blasi sta a... A Bocci, Noemi Bocci. Lo sapevo, no, lo sapevo che la sbagliava, Noemi l'abbiamo Bocci. Detta l'altra volta. Un uomo che sta... No, no, scusami, è lei, come ma non se è lei. Totti, la proporzione a 3 ha fatto. Totti no. Sta a... Lui l'ha capita la domanda, ha sbagliato. Hai sbagliato perché io Totti sta a Zaniolo. No, no. Dati Chiara Nasti e Francesco Totti. Zaniolo sta a Zaccagni come Ilari Blasi sta a... Come si chiama quella... Ecco perché hai sbagliato. Perché hai detto il nome sbagliato. Certo che è lei.
Ma noi il nome l'abbiamo detto l'altra volta. Noemi. Noemi. Bocchi. Oh. Vabbè, Bocchi, Bocci, dai. Lo sapevo che sul gossip mi cadeva. L'avevamo detto anche l'altra veramente volta. Veramente l'unica cosa che ho detto giusta. Sì, però hai detto il nome sbagliato. Posso togliermi le cuffie? Puoi toglierti le cuffie. Grazie. Ora, vediamo quante ne hai fatte giuste. Ha sbagliato anche Svolto, Michele, sì. Attenzione. No, l'ho fatto apposta per farlo andare a sedere. Vieni, vieni, siediti, Vischio, che devi salutare il tuo pubblico acclamante. Beh, comunque ne hai fatte giuste. Comunque, secondo me, a Martina Procaccini non gli fanno tutti gli auguri di compleanno. Ne ha fatte fanno tre. Fanno a Vischio su Twitter. No, su Twitter. Tu perché non stai su, non mi stai su Twitter? Comunque, ne ha fatte tre giuste. Dopo i 30 anni. Vogliamo anche dargli quella di Noemi Bocci, perché almeno aveva capito. 4, va bene. 4 su? 10. Vabbè, ah, buono, not come bad. A scuola. Not bad. È la mia media. Bene. Poi la facciamo a Martina su LOL adesso. Facciamola a Martina su LOL. No, cosa vuol dire LOL? League of Legends. Basta. Ok. League of Legends. Era bella questa. Che tipo di videogioco è allora? Di guerra. No, no. Di maghetti. Qual è l'acronimo del videogioco League of Legends? LOL. MOBA. MOBA. MOBA, che significa MOBA? Fischio, smetti di flexare questa attenzione nerdaggine come se fosse una figata. No, non è nerdaggine, presto ci saranno le federazioni MOBA. Moon of Bay A. Ottimo. Va bene, allora sulla... Era proprio quello. Sulla morte del giornalismo che è stata questa live. No, sto scherzando ovviamente. Ecco, una domanda che volevo farti. Qual è stata per te l'intervista più bella che hai fatto? Quella che ti è rimasta un po' più dentro? L'hai copiata? No. Io la peggiore te la volevo chiedere, ma ce l'hai ricordata tu. qual è stata per te? Quella con la signorina Silvia. Ah, quella Silvia. Dici? Sì, beh, anche una delle ultime. Vabbè. La più divertente? No, sì, diciamo, a me mi divertì molto quella con Caniedo. Sì. Coniedo. Perché anche a me quella era divertentissima, perché era divertentissimo lui. Esatto, lui divertente, simpatico. Una bella storia, lui che è venuto da Cuba, poi io ebbi quella, ti ricordi, quell'intoppo che c'era la partita, sono dovuta scappare a casa, abbiamo fatto il collegamento da casa, quindi è stata divertente, devo dirti. Sì, è vero, concordo. Anche quella sarebbe stata la mia intervista. Fantastico. L'intervista più divertente. E quindi siamo d'accordo sia sulla più divertente che sulla meno divertente. Sai quante interviste abbiamo fatto? Un numero così, no, ma lo devi dire te, se no 30. No, sei troppe. Vuoi sconfittere l'Italia del rugby? Più. Sì. Ma da quando? Sul sito dell'Etanews.sport attualmente ci sono 90 interviste. Ehi. Ad atleti diversi. Bravi tutti. E bravi anche chi ci segue, chi ci interagisce. Bravi chi ci segue e bravi perché ci seguirete sicuramente domani per l'ultima puntata di Studio League della stagione 2022, non del 2022 anno, perché ritroveremo sicuramente Vischio, Deugemo e Revilvage anche a settembre. Ma domani ovviamente non vi perdete l'ultima puntata. Questa invece era l'ultima puntata di Atletalk, che ovviamente ritornerà a settembre in vesti sicuramente diverse, rinnovate. Speriamo che tra le novità ci siano le poltrone. Sì, quella potrebbe essere una novità interessante. E noi ovviamente vi salutiamo qua, non andremo in vacanza perché poi i saluti delle vacanze ve le farà ovviamente Vischio, sì. Che ormai è padrone assoluto. Io vado in vacanza. Io, tu domani vai in vacanza? Da domani? Detto, non andremo in vacanza, io però li voglio salutare, li vedo poi dopo quando vanno in vacanza. Hai ragione, anche io li voglio salutare. Lo vedi? Io quello stavo. Ragazzi, buone vacanze, divertitevi, ma soprattutto rilassatevi, riposatevi, perché quando arriverete a 30 anni capirete che c'è bisogno di riposo. Oddio, vero? Oddio, Madonna, tu che questi fai 30 anni gli hanno fatto male comunque. Ma no, cioè, è diventata una filosofa. No, tu che fai quest'estate, Vischio? Ho tanto sonno. Che vuol dire? Cazzo. Non parti? No, non penso proprio. No. Io vado in montagna, pensate, vado in montagna a
respiravi all'aria buona, all'aria, dopo essere andata a Ibiza, però bravo, perché c'ho proprio però ecco, esatto, quindi vado proprio in montagna, non voglio fare nient'altro. Brava, brava. Quindi fate lo stesso, rilassatevi. Al profumo montagna da Martina. Dai. Dai tutti, ringraziamo e salutiamo ovviamente anche il buon Michele Spina dalla regia. Grande complice di dissolvenze, eccola. Nick che ci è venuto a trovare alla fine, ma che ovviamente aveva le mani in pasta. Ma lui stava lì che controllava tutto, il nostro Nick. Dappertutto. E quindi ancora una volta, per l'ultima volta prima delle vacanze, possiamo chiedere a Michele di spegnere tutto. Buone vacanze. Ciao ragazzi. Ciao.